Ciao, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Hi everyone and welcome back to my channel. Today I'm testing meal-free paper, which is a new kind of paper that I've bought recently, and it should be particularly water-resistant. It has a hard sizing, so it can retain a lot of water. Sto testando oggi della carta Milford che ho acquistato di recente ed è una carta che vanta la proprietà di trattenere tantissima, una grande quantità di acqua rispetto alla carta d'acquerello normale. Io ho già fatto alcuni acquerelli di prova su questa carta. Here are the previous tests that I did. So, three skies. A sky usually, you know, when you're painting a sky, you need to use a lot of water, a lot of wetting wet. E sono partita dai ceri proprio perché richiedono tanta acqua, tanta diciamo lavoro bagnato su bagnato, e quindi sto cercando di capire come si comporta. So I'm studying the behavior of this paper in terms of water retention, and I must admit that it stays really flat. E la prima cosa che posso dirvi è che il blocco è gommato e rimane molto piatta. So this block is gummed on the for a size, and it stays flat and it returns flat. It doesn't cockle, and I'm really happy about that. What I want you to do today is a very special kind of sunset here. So I will give two washes, an underneath wash and then a second one with the clouds and everything else. Quello che voglio fare oggi qui è fare una specie di stagione, non un vero e proprio stress test, ma fare un tramonto particolare con due velature in modo tale da darne una sotto e poi di partire con un'altra sopra in cui andrò ad aggiungere l'acqua, le nuvole e gli altri dettagli. The only thing I need for my drawing is the horizon line. L'unica cosa di cui insomma che mi serve per questo tipo di disegno di acquerello è la linea dell'orizzonte e a questo punto partiamo. Io ho già dei colori in palette che stavo usando prima, vedo di pulirla velocemente, togliere più che altro i colori che non penso utilizzerò. Voglio utilizzare al posto dell'arancione dei colori rosati. So I'm cleaning my palette because I was painting the previous sunset as you saw before, but I just want to use a bit more pinkish tones, this one. And so I'm cleaning the palette and I'm switching to the zoom. Ok, adesso vediamo inquadrato meglio e prepariamo i colori. First thing first, we have to prepare the colors because I just want to be ready. So I'm going to use a bit of yellow. I'm using Oriolin. Useremo del giallo, un giallo chiaro, per esempio dell'aureolina o un giallo di cadmio. E poi andrò a prendere la mia lacca magenta. This is magenta like alizarin crimson or rose madder would be fine. E poi sì, andrò ad utilizzare anche del blu. Now how also the blue and purplish color, and I will use cobalt blue this time. Pure cobalt blue, here it is. Ok, and then mix together for some purple tones. Allora, per il violetto useremo quindi poi anche qui il blu e la lacca di garanzia mescolata assieme al blu cobalto. Vado a bagnare il mio foglio, sto usando un pennello a bombasino imitazione scoiattolo e lo vado a bagnare uniformemente. Questo pennello trattiene una grande quantità di acqua, ma questa carta ne assorbe anche parecchia. Insomma, comunque cerco di bagnarla in maniera uniforme. I'm trying to
paint and sorry to wet my paper in a very uniform way. This brush can retain a huge quantity of water, but as you can see, I've just dipped it twice in my jar, and then I'm starting to massage to distribute evenly water on my paper. Allora, avete visto che ho bagnato il pennello solamente due volte, il barattolo dell'acqua, un pennello grande ne trattiene tante. A questo punto sto cercando appunto di massaggiare il foglio, di distribuirla uniformemente. E poi per questa velatura, la prima velatura che do, utilizzerò un pennello piatto. And then I will use a flat brush for my first wash. Okay, sorry, there was some green here. So let's go back with my yellow. Ok. Poi andremo a mettere. Adesso alla fine metteremo il blu nella parte superiore. I will put blue in the upper part. And I'm really trying to. Mixing them carefully. E cerco. I decided to go bold. Adesso ho pensato di scurire un attimo la mia velatura, per cui ho preso il colore puro così com'è. Just want them to mix on paper. Finché il foglio è bagnato, cerco di farli mescolare sulla carta. Okay, I'm pretty happy with the upper part. Let's go down. Abbastanza felice di come appunto è venuta la parte sopra come velature. E adesso scendo un po' giù. Qua. Allora, qui sotto voglio un pochino più di viola. I just want a purple color here in the bottom. So I'm mixing my cobalt blue. Here we go. And maybe a bit of purple. No, no, sorry. Don't do this. Let's go back with some blue. Okay, so as you see, the paper is really, really wet. Vedete che la carta è davvero bagnata stavolta, eh? Clean carefully your brush. Ok, and then let's wait. Maybe a touch more of blue. I'm using pure cobalt blue. I'm drying the color. I don't want any puddles, so I'm lifting a bit, massaging it out. Just a bit more.
Okay, so let's dry it and then we can go back. So lo facciamo asciugare e poi torneremo di nuovo a vedere di dargli una seconda passata. Eccoci qua. Allora, io ho lasciato riposare questo foglio per parecchie ore perché anche se dopo un'ora era volendo già lavorabile, in realtà la carta era ancora un po' bagnata e qua non so se riuscite ad apprezzare, però insomma non è perfettamente tornato liscio, leggermente imbarcato, ma potrebbe anche essere dato dal fatto che questo foglio comunque è già stato bagnato sulle altre, diciamo, sulle altre tre quarti in maniera massiva. So, I was saying that I waited for a few hours and even if after an hour the paper was dry, I prefer to wait for it to be perfectly, totally dry. Paper is not crackling, but it's not completely flat, and maybe this is due to the fact that this sheet of paper has been washed many, many times because of the three previous watercolors that I painted. Anyway, it's a very small bending in the paper, and which is totally acceptable to me. In ogni caso, comunque, diciamo, il fatto l'ondulatura che c'è è veramente ridotta, per cui è assolutamente accettabile. E a questo punto andiamo a mettere, scusate, andiamo a mettere le nuvole su questo cielo e usiamo quindi questa tecnica della velatura sottostante, andiamo a mettere non solo le nuvole ma anche diciamo le onde nell'acqua, per cui vado a preparare i colori più accesi che voglio utilizzare sopra, quindi ho pulito al volo la mia palette, mi vado a prendere la mia lacca magenta, voi potete usare anche un'opera rosa, un quinacridone rosa, non so, un colore insomma un violetto che vi piace particolarmente. L'altro ce l'avevo qua, ma lo voglio più blu, per cui vado ad aggiungere dell'altro blu cobalto e poi se ne avrò voglia magari userò del blu cobalto puro. Allora, questa volta procedo bagnato su bagnato, prendo sempre il mio pennello grande e vado a ribagnare completamente il foglio. Quindi questa volta dovrò lavorare in maniera veloce. Il foglio, vedete, sto cercando di spostarlo, sposto l'acqua sia verticalmente che orizzontalmente e il colore non si sposta, quindi vuol dire che insomma il foglio trattiene, la carta trattiene bene il colore. So I'm wetting again, we did my clean water and now I'm going to put in the clouds and as you see I have washed horizontally and vertically the paper, but the colors didn't move, so they stayed flat in place, and that is a good sign because it means that the paper is has a good quality because the color is retained in the fibers of paper in a good manner. Okay. I just want it a bit dark, just a bit, yeah. More color. There we go. And now let's go in with my pinky clouds here. Maybe here a bit. Adesso mettiamo le nuvole basse sull'orizzonte, quindi usiamo la punta, use the tip of your brush to create soft clouds towards the horizon, maybe also some violet ones here.
Purple. Very soft shapes. And now for water, let's use a smaller brush. Usiamo un pennello più piccolo and with a stiffer point. This is Mongoose. Usiamo un pennello più piccolo che abbia anche una punta un pochino meno elastica, meno morbida rispetto al pennello che stavo usando prima. Sto adesso in mano un pennello che imita, sorry, this is synthetic Mongoose, it's not it's a synthetic brush imitation of the behavior of Mongoose. È un pennello sintetico imitazione mangusta e vado a creare una miscela un pochino più densa. So, let's check. Allora, il foglio deve essere bagnato, quindi vado a ribagnare un'altra volta. The paper must be really wet. I'm wetting again. So let's put in small waves. Andiamo a inserire le ondine, che ovviamente saranno più piccole in lontananza. Le più grandi invece da vicino. Facciamo. Sta miscela un po' più densa. Qua lo voglio un pochino più marcato, quindi vado a prendere proprio il colore puro. As I want it to be stronger, I decided to use pure color. Let's go back with a bit of yellow. Prendiamo ancora un pochino di giallo, mescoliamo un po' di arancione che useremo per creare un po' di contrasto qua. E un pochino di blu. La carta è ancora bagnata, paper is still wet on the upper part. So I'm going to put in some more cobalt blue. La carta, siccome è ancora bagnata, è possibile aggiungere ancora un pochino di blu cobalto nella parte superiore senza creare delle fioriture. You can go in because it's still wet without creating any blooms. But be aware of what's happening on your paper. And now we have to wait for this to dry once again.
adesso bisogna aspettare che asciughi un'altra volta per cercare di capire che cosa succederà. Proviamo a togliere un pochino di colore. Let's try to lift a bit of color out. Ho un pennello bagnato con dell'acqua. Pulita. Okay, so here it is. We'll wait, and then I'll try to show you. Okay, no, you won't see that. Volevo farvi vedere perché in questo caso, in questo momento, la carta si sta ondulando, ma non ci riesco perché il foglio è particolarmente ben incollato alla superficie. So the paper is cockling once again. I can't really show you exactly what's doing. Anyway, probably. Okay, you can see from here. Se faccio così, premo, vedete che cosa sta succedendo. Quindi vedete che il foglio si è rialzato e vediamo quando si asciuga come ritorna. Eccoci, allora il nostro foglio si è asciugato ed è tornato quasi completamente piatto. So, the paper has dried, fully dry, and it has returned to almost completely flat. We have still a bit of cockle here, but it's a very small one. Abbiamo un pochino di onde qua, ma non è perfettamente piatto in questo punto, ma diciamo che è assolutamente accettabile, anche perché, come avete visto, abbiamo lavato parecchio, soprattutto nella prima stesura. Quindi, per non lasciare questo paesaggio incompleto, a questo punto andrò a prendere i miei pennelli a punta fine e andiamo a fare un po' di mettere un po' di dettaglio sulla linea dell'orizzonte, giusto per dare un pochino di profondità di campo. Allora, sì, direi che prendiamo questo violetto che c'era. Potremmo prendere anche questo colore un po' più scuro, che è sempre questo violetto con un pochino di terra di siena bruciata. Io ce l'avevo già fatto. Qua diamo un pochino di profondità inserendo, come vi dicevo, delle linee. So we are going to paint these distant hills because we want to give a bit of depth, and I'm using this color which is a dark aubergine color. It's the same purple that I had here with coal blue and magenta lake or rose butter or alizarin crimson, and then with a tiny bit of burnt sienna just to have this. Yes, it's almost brown also, but it's not a clean color. It's a color with all the colors inside. I really enjoy it. I really like it because it's really a mystery, you know. It turns out different every time. Allora, mi piace molto questo colore perché è un colore scuro, ma non è un colore puro. È un colore che ha in sé tantissimi toni e quindi ci lascia pieno di possibilità. E quindi un po' anche dei colori scuri che richiamano la palette che abbiamo usato, e quindi è molto armonico da questo punto di vista. Allora, qua facciamo un pochino di riflesso di questa penisola. Let's paint reflection of this part which is coming in, and let's put in the reflection here. Mettiamo adesso i riflessi qua delle onde. Sorry, I have my webcam moving. Here we are. So,
This is too dilute. I can't use it anymore. I have to make some fresh col to make some fresh colors. Però il colore che avevo era praticamente scarico, troppo acquoso né ne rimetto dell'altro fresco, ne faccio dell'altro fresco. Prendiamo un pochino di giallo, lo mescoliamo qui al nostro. I'm taking a bit of yellow as I want a slight orange color for the distant waves. Adesso dipingiamo le ombre, quelle, scusate, le onde, non le ombre. Quelle più in lontananza. We just want to give a bit of movement. We don't want anything too precise. Dobbiamo dare un pochino di movimento, ma a questo mare, ma non vogliamo niente di troppo preciso, anche perché qua in primo piano adesso faremo ci metteremo un po' di vegetazione. Siamo softening the hard lines. Adesso vado un pochino, diciamo, a sfumare le linee di queste onde. Perché proprio le voglio lasciare solo un po' accennate. I'm softening these hard lines. Now the paper is almost dry. La carta è veramente già quasi asciutta. Adesso vado a preparare, mentre che asciuga, un colore scuro. Now I want to mix very dark color. I will use black. I rarely use black because I don't like it too much. And I'm putting in cold blue and also this magenta lake. Adesso andiamo a mettere, vedete, viene questo violetto scuro, ci aggiungo ancora. Io difficilmente uso il nero, diciamo che mi creo la mia, quella che può essere una tinta neutra. Ci aggiungo del blu cobalto e questa lacca di magenta. E creo questo colore che vedete è scuro, ma in sé porta tutti gli altri colori che abbiamo utilizzato. E adesso andiamo a mettere un pochino qui delle spighe in primo piano, la vegetazione tipica della palude, dello stagno. Controllate che sia asciutto, altrimenti andate a dipingere sopra le onde che sono ancora bagnate e poi il colore si sfuma. So, before doing this, check it out that the waves are dry, otherwise you will paint over them and you will have a soft effect like the one that is doing here because it's not really totally dry anyway. Here I'm wetting because I want to create the idea of a bush. Allora qua, sto prendendo un pennello più grande, ho bagnato perché voglio creare l'idea di un dei cespugli, insomma. Deve essere soffice qui come è scuro. So, as it is in the very foreground, it must be soft. But dark at the same time. So if you need add a little bit of black to this sort of neutral tint. And then just take the weeds out of there. E poi andiamo a tirarlo in modo tale da creare questo effetto vegetazione.
Ricreiamo il nostro colore, ci mettiamo dentro sempre la lacca e il blu. Mixing some more color. It's very color consuming this. More black. I'm testing also the texture of this paper. Diciamo che così verifichiamo un attimo anche la grana di questa carta. Vediamo quanto è rugosa e quanto no. E quindi eccoci qua con il lavoro finito. So I think that we can call it finished. And yes, all in all, I'm pretty satisfied with this kind of paper, and I think I need to paint on that a little bit more because I want to be sure of the result that I can get. But even with a great amount of water, we have an almost flat surface, and then I will wait for that to dry completely. Allora, prima di staccarlo, il foglio aspetterò che sia assolutamente asciutto. Devo dire che a parte il fatto che sia, diciamo, a parte il fatto che insomma, dovrò dipingerci sopra ancora un po' per capire bene se è per poter dare un giudizio un po' più approfondito, devo dire che prima battuta mi piace molto. La carta assorbe bene l'acqua, ha anche una buona texture, un buon effetto di granulazione e ci aggiorneremo prossimamente per capire tutte le potenzialità di questa carta. Grazie per aver dipinto con me, ci vediamo alla prossima!